Salve a tutti ragazzi, io sono Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo video di Super Mario 64 DS con il mio amico. Chiama Giorbet. Esatto ragazzi, oggi la guida è la stella numero 141. Mi era venuto in mente Fiamma Zorbet giusto ieri, ma se tu ti impossessassi del mio corpo e dirigeresti questo video, allora anche il video sarebbe velocizzato, dato che te, la tua voce, è il risultato della mia voce solo velocizzata. Non è così? Certo che sì, comunque mi hai dato una bellissima idea comunque, sì, No, ma bellissimo. io stavo scherzando No, solo, no, 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 Ma no. Fiamma, io stavo scherzando. Ormai l'ha detto, Fiamma, ormai io l'ha detto. stavo. Perfetto, ora sono Fiamma Zorbet. Se sentirete la mia voce velocizzata, allora vuol dire che sono proprio io. Fiamma Zorbet, appunto. Oggi andiamo nel quadro del deserto ingoiatutto, appunto. Perché dovevamo andare proprio qua, esatto. Ah, adesso sono Yoshi, wow, faccio tutti i giri. Comunque, allora andiamo nel deserto ingoiatutto. Quel cretino di Pepiaru Zorbet mi ha detto di andare là. Dato che sono entrato nel suo corpo, mi ha detto di entrare nel deserto ingoiatutto. Perfetto, quindi ci entriamo. Possiamo fare, che ne so, tra l'altro, non me ne frega assolutamente nulla, ragazzi. Tanto qui non so niente io. Ok, possiamo utilizzare Luigi, forse? Non lo so, spero proprio di sì, insomma. Oh, bella la scatolina. Vediamo un po' se ci dà le monete. Sì, ci dà le monete, anche tante. Cazzo, mi è esplosa una però addosso. Vieni qua, bombetta, che ti scaglia addosso a quell'altra. Dove sei? Dove sei? Che ti scaglio. Che cazzo è finita quella? Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, allora, se non mi ricordo male, e siccome io sono dentro il corpo di Pepiaro Zorbet, infatti, sto assimilando tutte le sue informazioni che ha raccolto giocando. E praticamente ho scoperto che proprio qua c'è una moneta rossa. Perfetto, quindi le informazioni di Pepiaro Zorbet erano giuste, dato che io mi collego ai suoi neuroni, capite? Le bombette qui sono rispawnate intanto. Prendiamo tutte le monetine, 100 monete. Oh, cazzo. Guardate, ragazzi, che trucchetto. E adesso ci manca solo la testa. Anzi, no, le ultime due cose. Adesso solo la testa. Ma ricresce? Ah, ricresce, ragazzi, questo bruco, ok? Ora solo la testa. Ok, possiamo prendere la moneta blu. Dai, dai, ok, perfetto. Wow, ragazzi, troppo bello, davvero, troppo bello. Perfetto, ragazzi, ho scoperto che a questi bruchi li posso anche saltare proprio in testa per prendere la loro moneta. Davvero ganza come cosa. Ehi, ma cos'è quella botola? Un cannone? Oh, centro! Non in testa, però centro. Ah, li posso anche semplicemente dare le botte così, comunque. Perfetto, allora mi mancano molte monete e davvero non so dove prenderle, quindi credo che andrò lì nel buco della piramide. Molto probabilmente sono quasi tutte lì, molto probabilmente. Perfetto, allora cerchiamo di andare qua, non so se ci sono, ma comunque io spero che ci siano tutte le altre monete. Perfetto, ragazzi, allora sono al secondo piano e ancora non ho trovato una bella ceppa di minchia. Sono ragazzi a 61 monete, non credo di farcela ad arrivare a 163 adesso, ma comunque non credo davvero di farcela. È un casino pazzesco qui, davvero un casino pazzesco. Porca no, no, no! Allora, se prendo la stella sono finito, dato che non posso appunto prendere la stella. Me ne mancano davvero poche di queste cazzo di monete, davvero poche. Però non ci riesco a prenderle. Devo, non lo so, buttarmi di sotto. Non lo so come faccio a ritornare indietro. Non ne ho la minima idea. Oh, un interruttore stellare. Forse ce la posso fare, ragazzi. Forse ce la posso fare. Spero che le monete. Aspetta, forse faccio bene a prendere il cappello di Mario. Qualsiasi cosa succeda. Ah, spero che le monete blu siano sufficienti. Spero vivamente che siano sufficienti. 95, 95, ragazzi, me ne mancano 5. Possibile che non le riesca a trovare. No, devo trovarle assolutamente, quelle 5 mancanti. Assolutamente. Ci saranno pure da qualche parte. Devo aver. Devo. Non posso aver ammazzato tutti i Goomba. Devono esserci da qualche parte. Per forza devono esserci. Ok, ho visto delle monete. Sì, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Sì. Oh, ce l'abbiamo fatta. Allora, prendo subito la stella per. Cazzo, cazzo. No, 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 no. Prendi questa cazzo di stella. Sì. Sì. Allora, ha raccolto 100 monete. Il potere del castello aumenta. Vuoi salvare? Certo che sì. Prima di cliccare salva, però. Allora, salutiamo questo mondo, ragazzi, che è stato davvero difficile prendere le monete, dato che erano introvabili. Qualcheduna era davvero introvabile. Comunque sono entrato che ero a 35 all'incirca. Sono entrato nella piramide, sono uscito e non sono uscito, dato che appunto ho trovato tutte e 100 le monete qui. Perfetto, ragazzi, allora, è stato abbastanza difficile, soprattutto un po' noioso, ma comunque io, Fiamma Zorbet, che mi sono impossessato del potere e del corpo di Pepiaru Zorbet, adesso sono molto soddisfatto. Quindi clicchiamo sì, salviamo, salutiamo questo mondo, ciao deserto ingoiatutto più di Sasha Gray, fai il salvato e clicchiamo il pulsante abbandona. Allora, ragazzi, lo chiudo io l'episodio, naturalmente non libero il mio creatore Pepiaru Zorbet, perché mi ha rotto il cazzo, forse anche il prossimo episodio sarà impossesserò appunto lui per fargli dire delle cose oscene, per esempio, cazzo, cazzo, vedete come lo posso controllare, vedete? Quindi, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi, commentate, mettete un bellissimo like e condividete questo video a tutti i vostri amici. Noi ci vediamo nella stella numero 142, la raccolta delle 100 monete nella grotta labirinto. Ci si vede, ragazzi. La Fiamma Zorbet, Ian Fiamma Zorbet è tutto. Ciao a tutti.